Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. In realtà doveva essere un'altra cover questa che state vedendo oggi, però sinceramente mi sono trovato a litigare troppe volte con WeTransfer e quindi come vedrete sarà un video diverso. Un video tag ideato da Amico Vlog e Sgrammaticando Vlog, che io farò in collaborazione con Lucido Gimandina, quindi sotto nell'info box trovate il canale di Amico di Sgrammaticando Vlog, e se lo trovo anche di Amico Vlog perché non mi ricordo. E andiamo avanti con le domande perché come sapete la mia fotocamera è limitata e quindi se no devo fare 3000 pezzetti. Da quanti anni sei su Facebook? Premettendo che non ho avuto sempre lo stesso profilo, comunque lo diciamo dopo. Il primo profilo è stato creato nel 2008, quindi alla veneranda età di anni 18. Quanti amici hai? Attualmente 119, anche se qualcuno è in pericolo cancellazione e alcuni si cancellano da soli perché non mi cagate mai, quindi non mi venite poi a piangere in messaggeria dopo 6 mesi. Ah, mi ha tolto l'amicizia perché io non le tolgo senza un motivo valido, solo che se non mi cagate Facebook vi cancella da soli. Quando ti arriva una richiesta d'amicizia, come ti comporti? Allora, io ho il tasto bloccato. Mi possono aggiungere solo amici di amici per scelta personale, non mi pento minimamente di questa cosa. Per cui di solito mi rimane bene la cosa perché so già più o meno chi è. Se no, di solito guardo il profilo dove abita, se ci può essere una frequentazione amicale assidua, soprattutto, che è la cosa che mi interessa, se ci sono interessi comuni, però a grandi linee una reazione positiva. Hai mai fatto pulizie di primavera tra i contatti Facebook? Quante volete, ragazzi? Cioè, io dopo un po', se vedo che avete posizioni omofobe, posizioni sessiste, posizioni di cose che mi danno fastidio, cancello, e soprattutto cancello se mi aggiungete e poi non so manco chi siete tra un po'. Cancello anche per questo, e per non sapere nemmeno chi siete intendo qualunque tipo di interazione, dalla chat fino anche ai like e ai commenti. Parenti e familiari, amici su Facebook o no? Io no, ma ho delle motivazioni molto particolari che vi risparmio perché sennò rovino il tag. Però se avete voi un buon rapporto con parenti e familiari, buon per voi, perché no, dove sta il problema? Tre cose che odi di Facebook. Il visualizzato, la gente che aggiunge e non caga. Il fatto che alcune persone non possano mettere il nome che vogliono, perché non è detto che tutti abbiano a gradimento il proprio cognome. Lo so perché ho passato un periodo del genere, adesso ho il cognome che voglio. Suoni di chat di notifica attivati o disattivati? Assolutamente disattivati. Sei più un tipo da like o da commento? Dipende, se ho qualcosa da dire, commento. Se no, se voglio semplicemente far sentire la mia presenza alla persona, metto like oppure reazione, perché adesso ci sono anche le reazioni che io trovo molto appropriate, perché su alcune cose non c'è tanto da mettere like perché magari sono brutte. Tendi più a pubblicare e condividere contenuti o a commentare e interagire con quelli degli altri? Ma proporzionalmente in questo periodo tendo a interagire con quelli degli altri, ma perché? Perché non succede un cavolo. Altrimenti, specialmente le cose belle, mi piace pubblicarle, anche perché se poi pubblichi le cose negative, poi la gente rompe le scatole e si sente autorizzata ad entrare troppo nella tua vita e magari l'autorizzazione gliel'hai data tu. Ecco. Quanto spesso cambi foto del profilo di copertina? Pochissimo quella di copertina, perché di solito quando ho una foto mi piace, la metto subito come foto profilo. Tornando a quella del profilo, appunto, è un po' come per gli stati positivi, deve succedere qualcosa. Se non succede niente,
Oppure se succedono cose negative, non ho voglia di riflesso di cambiare foto profilo, non la cambio. Qual è il tipo di foto di copertina che usi più spesso e che preferisci? Qualche volta mi è capitato che facessi delle foto belle a breve distanza, non tante volte. Allora magari ne mettevo uno di profilo e uno di copertina, tipo se facevo a breve. Nel breve periodo, sia una foto con Freya, per esempio, che una foto con qualche amico, per Freya la mettevo come copertina, così si vede grande, eccetera. E la foto con l'amico in questione magari la mettevo di profilo perché poteva generare più commenti, anche se devo dire che sono tutti innamorati di Freya su Facebook e fanno bene. Privacy dei post, status, foto, link, eccetera. Impostata su pubblico, amici, amici degli amici o personalizzato. Allora, io metto i post con la privacy pubblica quando partecipo a qualche giveaway oppure quando devo diffondere qualche messaggio talmente importante che voglio esattamente che si facciano i cavoli miei. Per il resto, tempo fa usavo la privacy personalizzata molto spesso, adesso tendo direttamente a cancellare chi non voglio che legga le mie cose e via. Quindi tendenzialmente amici. Chat online, offline, online solo per alcuni o offline solo per alcuni. Allora, siccome, come ho detto prima, mi dà fastidio che c'è gente che non caga, piuttosto che stare a cancellare sempre. Aspetto proprio che non mi si filino di pezza per cancellare e tendo a tenere la chat online solo per le persone con le quali interagisco o spesso o qualcuno addirittura tutti i giorni, santo subito. La tengo online per loro. Quando chatti e devi scrivere un pensiero un po' lunghetto, papiro unico o a rate, dipende quanto lungo. Nel senso, se vedo che diventa una cosa leggibile, papiro unico. Se devo far rovesciare gli occhi al mio povero interlocutore, guardate. Quanto e come ha cambiato la tua vita Facebook? Ma io di strettissimamente negativo non ci vedo nulla, perché comunque sia, io penso che ci metta alla prova. Specialmente se conosciamo persone che non vediamo spesso o perché sono distanti o perché semplicemente sono impegnate, mette alla prova, ti fa vedere chi veramente tiene a te in un momento in cui magari tu sei impegnato o l'altra persona è impegnata. Quindi mi ha cambiato in questo senso, mi ha fatto capire chi veramente ci teneva, chi magari pur non usando strettamente la chat però legge quello che scrivo. Mi fa compagnia, si interessa come sto, in questo senso, e poi qualche volta la vita me l'ha pure salvata. Facebook, portatore di guai o tecnologia al servizio dell'uomo? Lo dovete sapere usare. È inutile che vi facciate i profili fusi, per esempio, secondo me, perché tanto, se state con una persona che vi vuole tradire, vi tradirà ugualmente. Se avete un amico di merda verrà fuori al di là del fatto che costui abbia Facebook o meno. Quindi non è Facebook che è portatore di guai di per sé. Ci sono persone che non sanno usare Facebook, secondo me è diverso. Quali giochini di Facebook hai fatto o stai facendo? Allora, io ne ho cambiati a bizzeffe, quindi vi dico direttamente quelli che sto facendo attualmente. Mi divido in maniera abbastanza iniqua a seconda di come gira la luna tra Asterix and Friends, Candy Crush, Jelly, Sega o Saga, non lo so come si dice, e Farm Hero Super Saga. Farm Hero Super Saga. Ok. Meglio Facebook da PC o da smartphone e tablet? Per gli spastichetti come me, viva il PC ora e sempre, nel senso che, a parte che un tablet non l'ho mai preso in mano in vita mia, nel senso non l'ho nemmeno mai usato, l'ho visto sì dal vivo, ma era un tablet di altre persone.
Non so nemmeno se lo saprei usare. Però il computer mi trova meglio perché posso scrivere in maniera più agevole, condividere, cliccare, eccetera, tutto quello che uno può fare su Facebook. Ti sei mai cancellato o hai mai desiderato cancellarti da Facebook? Sì, svariate volte. L'ultima volta a marzo ho fatto una pausa di un mese e non è sbattuto niente a nessuno per non essere più volgare, insomma, perché non mi va. Ma altre volte, cioè questa volta si trattava solo di una disattivazione, altre volte invece ho proprio cancellato perché magari ero un po' inesperto, non sapevo se potesse cambiare il nick e tutto il resto. Tagga chi vuoi che realizzi questo video. Allora, io vorrei taggare Bioverde Makeup, che non l'ho mai taggata. Che non ho mai taggato da nessuna parte, italiano, portami via. Poi vorrei taggare, vediamo, Barbara Cherry Glimmer, che l'avevo già taggata quando l'ho. Che avevo già taggato quando l'ho girata la prima volta, poi l'ho cancellato perché ho voglia di rinnovare il canale. E vediamo chi posso taggare. E Cristiana Carpentieri, vai, e basta così. Visto che la fotocamera vi ha supportato, approfitto per salutarvi, per mandarvi un bacione. Le ultime parole famose: non dirò più che la fotocamera mi supporta, si è spenta perché ho ecceduto con i minuti, cercherò di non ammorbarvi troppo, grazie ai tagli. Vi stavo dicendo che il video è finito, vi saluto, vi mando un bacione e vi chiedo a questo punto, approfitto, se vi va di seguirmi anche sulla mia pagina Facebook True Colors, di cui trovate il link nell'info box, e sul mio nuovo profilo Instagram, che si chiama True Underscore Color Shining. Comunque vi lascio tutto anche qui nell'info box. Sì, Frey, adesso mangiamo. La cagnolina reclama il pasto. Vi saluto davvero. Un altro bacione al prossimo video. Ciao!